Sì, buongiorno Marco. Assomiglia a una piccola slavina quella che si sta consumando non solo al Senato, lo dicevi nei titoli, 14 senatori che sono esodati dal gruppo del Movimento 5 Stelle dopo l'espulsione di questi quattro esponenti di Palazzo Madama. Le ultime notizie ci danno anche qui alla Camera Catalano che ha lasciato il gruppo e invece al Senato Mussini e Romani confermano le proprie dimissioni, hanno rassegnato appunto le dimissioni presso la Presidenza del Senato, presso Pietro Grasso. Che cosa sta succedendo? Anche alla Camera io sono con Federico D'Incà, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle qui alla Camera. Che cosa sta succedendo nel Movimento 5 Stelle? È un momento in cui noi siamo, io posso dirlo in maniera chiara, siamo venuti a Roma per poter cambiare il paese e non per cambiare il movimento. Noi abbiamo poche regole precise, tra queste abbiamo la regola di una sana rendicontazione, perché noi siamo trasparenti nei confronti dei cittadini, abbiamo due mandati, abbiamo anche la questione di non formare correnti interne. Vi sono delle situazioni in cui vi sono persone che stanno facendo altre scelte e da tempo forse meditavano questa cosa e in questa virtù, in questo senso, stiamo affrontando questa situazione. Ma ad esempio Ivan Catalano qui alla Camera è sicuramente alcuni mesi che stiamo facendo una valutazione anche con lui per quanto riguarda la sua rendicontazione e abbiamo delle richieste apposite di fare alcune verifiche. È solo una questione di scontrini o come dicono i dissidenti ci sono dei metodi fascisti da parte del Movimento 5 Stelle e soprattutto dai vertici del Movimento nella persona di Beppe Grillo? Ma nessun sistema fascista, se così vuol dire. La questione è diversa. Abbiamo fatto una votazione online con 40.000 persone che hanno deciso che cosa volevano fare. Sono persone che spesso hanno fatto delle valutazioni anche contro quello che noi abbiamo deciso. Quindi Grillo è intervenuto a urne aperte e ha detto auspicato che i quattro dissidenti venissero espulsi, come poi puntualmente si è verificato. Ma nel passato, se lei mi permette, ci ricordiamo tutti di quanto è successo per il reato di clandestinità o per quanto è successo con la volontà di venire qui ad incontrare Renzi e del fatto che il 5 Stelle potesse appunto incontrare nelle consultazioni Renzi. Le persone sono molto informate, le persone che decidono in rete hanno una capacità di conoscenza e valutano le situazioni nella maniera corretta. Alcune volte votano insieme, insomma, con il pensiero che esprime Beppe, altre volte hanno preso decisioni diverse, quindi è una questione di democrazia. Ecco, ma c'è la democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle alla luce di queste ultime espulsioni oppure è solo sulla carta? Ma lei sembra che far votare 40.000 persone non sia un atto democratico? A lei pare forse invece che quello che fa il PD all'interno del Nazareno con 136 persone che decidono una crisi extraparlamentare di un paese, di un governo Letta che ha la stessa maggioranza del governo Renzi, le sembra una cosa normale? Io, guardi, queste qua sono sicuramente cose importanti, le espulsioni, non espulsioni, tutta questa situazione particolare, ma io mi domando il motivo ad esempio per il quale Renzi ieri non ha fatto una visita all'Electrolux. Io sono veneto, vivo in quel territorio e mi domando invece perché non ha voluto visitare le aziende. Ritorniamo sui temi veri della quale la politica si deve interessare e non forse su questioni interne ad un movimento. Ma il movimento, lei ha sentito magari dei militanti, che polso ha del movimento su quello che sta succedendo? Io ho sentito dei militanti e vi sono delle persone che hanno delle considerazioni, altre persone che ne hanno altre, più o meno in linea con quelle persone che hanno votato durante le parlamentari, in cui all'incirca il 70% ha votato per l'espulsione di queste persone. Ci sono dei pensieri, ma questa si chiama democrazia, come lei ha ben detto prima, e noi appunto credo siamo l'unico movimento politico in Italia che può definirsi tale e che ha questa possibilità, questa trasparenza nei confronti delle persone che io ritengo incredibile. Chi avrebbe messo mai in streaming una situazione come quella dell'altra sera? Io al Nazareno non ho visto fare queste cose. Ringraziamo D'Incà del Movimento 5 Stelle. Prima di salutarti, Marco, ti farei ascoltare la voce di un dissidente espulso dal Movimento 5 Stelle, Orellana, che è intervenuto nei nostri studi. A te.